Amici? Dai. Qualcuno ti ha snipato da dietro. Ho notato. No! Bifolco canoro. Con loro funzionano abbastanza bene i cosi. Gli shuriken. Ci ho provato. Perché ma... loro stanno... Non è che li uccidi in fretta se non hai gli upgrade. Però mentre sono in aria per combinarli con le combo... bellissimo! È un NPC? sì, è un tuo amico. Salve. E con un tuo amico intendo è un pazzo kamikaze con le cose di fuoco. Non è forte, però lo adoro. Non è forte perché non mi ha colpito nella sua mossa kamikaze, io non ho idea. Non lo so se faccia così tanto danno. Non mi ricordo. Secondo me sì. Potrebbe ucciderti. No, non credo sia uno one shot, però... Forse se ti prende con l'intera combo. Lo è. Ma quanti sono, no? Sì, quel cortile, quella serie di tetti lì è terribile. Speravo di prendere questo e andarmene a Kainhurst. No, non funziona così. Non sotto, cioè non se non ho un invito. Ehi, salve! Esatto, magari serve solo un invito. Chi hai chiamato? Tuoi amichetti? L'intero party. Esatto. No, è inaccettabile. Peggior party della storia. Chi? Yeah, boy, ho superato le 4 barre. Sono a 4 barre e un millesimo. What? Oh, you fucking... Perché sento un battito cardiaco? Sono te? No, dai. Cosa? Uno strato, vero, li fermo. Stavi cercando di cisarlo. Ci mancavano solo sti stronzi. Fucked! No, non ha chiamato i suoi amici, quindi perché queste qui? Perché i suoi amici non è che spawnano quando li chiama. Sono comunque nell'area. Magari non sono aggrati, però... Oddio, è appeso. Non buttarti giù da un burrone cercando di colpirlo. È caduto da solo. Idiota. Quello no, perché è un classico. It's a classic.
Tanto non ho vita, quindi... No, 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 no. È finita. Va bene. Oppure... Ora lo sappiamo. Sì, quella parte lì è abbastanza... Però vabbè, ovviamente se non la concateni con una boss fight e tutto, cioè... Ora sai che devi fare solo i tetti. Fai solo i tetti. Oppure me ne vado da un'altra parte. Anche che ci sono tipo 1.000 strade aperte adesso, quindi... Fuck you! Credo che in realtà ci sia... Cioè, se sei tipo incredibilmente sneaky, si possa fare anche la maggior parte di quella zona lì senza allertare nessuno. Ci stavo provando. Però lui era sotto di me. Cioè, quantomeno sono sicuro che finché non ar puoi arrivare fino al tetto grande senza allertare nessuno. A quel punto non so se sia più possibile evitare tutto il combattimento, perché tipo il tizio quello nell'aquilone, credo ti veda indipendentemente. Sì, esatto. Perché credo sia semplicemente un trigger di terreno. Se superi una certa linea, lui si triggera. E non c'è modo di colpirlo dalla distanza. Ti immagini se fosse Neo? Tiri fuori il fucile e gli spari. Fine. No. Sono a mezzo livello. In un'ora? Beh, mi pare normale. Vediamo quanto. Vabbè, poi farò tutte le side quest senza reward unici. E finite quelle, se non sono ancora a livello 80, farmerò il boss finale. O il bunker, uno dei due boss che danno tante esperienze. Yes! Cosa? Una Cut Class Mod! Potrei piangere! Finalmente. E non è neanche granché, cioè è di rarità verde, ma non mi interessa, va bene. È qualcosa. Posso rimpiazzare la mia Cut Class Mod livello 55. Prima l'ho fatto Flores, sto tizio. Chi è sto tizio? Quello infuocato. Ah, ecco dove sei. Bastardo. No, dove pensi di andare? No, no! Fanculo. Una cura, 12.000 nemici. Una cura, 12.000 nemici. La canzone dell'estate. Sì, vabbè, Qualche allertiamo ragione... tutti. Lo stream... Sì, esatto! Buona idea! Lo so. Eccoli! Ok, lui è caduto. Qualcun altro? Cosa sto facendo? Ok, si lascia, ciao.
Ok. Oh, hai trovato il falò! Ho rushato il falò. Hai? Ho rushato il falò di prepotenza. Hai fatto bene. E per di più, non volevo dirtelo ovviamente, ma mi veniva da dirti, sei vicino a un falò, ma non so se lo troverai. Perché un sacco di gente in realtà va oltre, perché si tuffa nel lago dopo, perché tanto nell'acqua puoi nuotare, e non segue i segnali di fumo. Invece sì, questo falò è importante. Io non ho seguito puoi anche andare i segnali di fumo, ho semplicemente schiacciato L2 come un matto. Sì, 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 ovvio, ovvio. Però se guardi fuori dalla finestra realizzerai che ci sono dei segnali di fumo che ti portano lì. Che è l'indizio del tizio, ovviamente. Che è l'indizio del tizio, esatto. Oddio. È un NPC o un nemico? Tan tan tan. È un nemico NPC. Tanto apro questa porta. Non l'avessi mai fatto, non l'avessi mai fatto. gravi errori. Salve. No. Oh, mi piace che tu sia tornato al tuo giusto livello di stealth. E ricominciamo da zero. Io sono Sekiro. Tu chi sei? Lui è tizio che sa fare gli cimongi. Too slow. No, hai preso il livello, perfetto. Io però vorrei esplorare i vari tetti. Salve. Ah, quello è quello kamikaze. Beh, meglio. Io sono vivo. E sei di fianco al falò. Quindi... Hai ragione. No! L'avevo sentito. Stupendo! Sono vivo e sono di fianco al falò, tutto a posto. Bonk! Ho sentito un ululato. Dragon Rot. No, Unseen Aid, non ci credo. Unseen Aid addirittura? Sì, per la seconda volta. Scusi, no. Vabbè, adesso è il... Ah no, adesso... no, perché l'hai ristorato, no? Perché prima avevi tipo il 9%, dato che erano tutti col Dragon Rot. Adesso che l'hai curato il Dragon Rot e non c'era più nessuno, non c'era ancora nessuno. Esatto. Ti sto guardando, amico. What? Oh no. No, 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 no. Stop it. Fuck. Vabbè, quella tecnica funziona. Speriamo. No, non so se tu perda l'aggro, però quantomeno non possono venire lì e colpirti. Quindi... A meno che uno non ti snipi con uno shuriken dall'altra parte del mondo. Yes. Ok. Uccisi entrambi stealth, non accadrà mai più. Quindi... Lucertola. Hai visitato quel cortiletto lì? Infatti. No, è... Io prima di... infatti. È che so per certo che avrò lasciato qualcosa sui tetti. Vabbè, dai, prima cortiletto. Mi ricordavo ci fossero dei cani in quel cortiletto, non delle lucertole. Ma perché questo è Scholar. Non so perché. Scholar. Stupendo. Ok.
Oltre a delle lucertole non c'è nient'altro. È tipo il posto in cui cadi, sbagli. Sì. Quello è quello. No, 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 no. Salve. Meno male che tu non stai vedendo. Si sta anche laggando brutalmente, quindi sento anche male. Ti sta andando bene. Oh no. Sai che forse ho raccolto davvero tutto? È possibile, no? Non ti frega anche su quei tetti. Davvero? Cioè, ora puoi andare avanti nel castello oppure fare un Dall'alto. salto della fede e lanciarti in acqua. Tanto poi hai il teletrasporto, quindi puoi tornare al castello quando vuoi. No, adesso voglio andare dentro la stella. Sì. Ah! Solo non scordarti che il lago esiste, dico solo questo. Sì. Figurati. Sarò uno sciocco, ma uno sciocco onesto dopo tutto, come dice Gandalf. Come dice l'assoluto lag che mi sta distruggendo le Tranquillo, tranquillo, ora è calmo. orecchie. Sono assicurato di aver perso tutti gli NPC. Andiamo avanti. Tutti gli NPC in che senso? Facevo una battuta sul fatto che potrei aver perso 14 quest su quei tetti. Ah beh. Sneaky. Hitman. Dov'era il coso? Ah, ok. Ha già salvato. Scappa. Fucking run. Oh boy, mi sta già sparando. Ok, forse qua sono al sicuro. Holy Jesus! Ho visto una quantità di missili indecenti volare nella mia direzione. We have a problem, Houston. Ah, dimmi perché mi ha sentito perché ho calpestato queste quelle cose lì. Sì. Pazzesco. Sì. Oh no. Fucking run. Se mi nascondo come un codardo dagli attacchi esplosivi, forse sopravvivo. Sì, ce ne sono tipo 62 lì dentro. No, no, mi ha fatto un attacco che mi ha ucciso, praticamente.
Ma. No, no. Bene, scusa. Non ci credo. Cos'era quello? Un Mikiri. Tutte le cure sprecate. Ah, adesso ti farò l'unico favore che ti farò in tutto il gioco. Vado a sinistra, sì, l'ho già vista la tizia. No. Non la tizia. Questa è una cosa impossibile da notare. Almeno dimmi il la pannello zona. In fondo alla stanza. Quello lì, sì. Aspetta. Il solito discorso, eh? Non c'è nessuna in tutto il gioco che con un muro del genere. E non ci sono i segni. I developer hanno detto pubblicamente che si sono scordati di mettere i segni per terra in quel pannello. Ah, okay. È bellissimo, però non l'hanno mai facciato. E lì c'è un oggetto che è fondamentale se vuoi platinare il gioco. La player bid. Esatto, uno dei trofei è prova tutte le prayer bid. Quella è l'ultima che ho trovato e l'ho trovata guardando su internet. Io avevo trovato tutte le altre. Sì, sì, sì. A parte quella, e poi ho letto. Ci siamo scordati di mettere qualsiasi indicazione per quel coso. Pensate. Bene, quindi ho sia una Grod roba che una... che le 4 player beats. Com'è una memory? No, l'ho trovata in giro. Cosa una? La seed, quella che mi dà un estus in più. Ah, la gold seed, scusami, no, pensavo avessi una memory dell'attack power. No. Perché quando penso player bead penso a upgrade fissi. E quindi poi mi vengono a mettere le memory, perché gli unici due upgrade fissi sono attack power e live. Oh boy. Quello sarà divertente. Allora, vediamo di non sbagliare. Io mi vergogno di me stesso. Sto vedendo cosa sta succedendo. Ah, niente, tizi, a caso. Ma come sei arrivato in quella stanza lì? Cadendo dal tetto. Eh? Cadendo da giù. Da su. Ok. Sai che un sacco di gente nella prima settimana di Sekiro non trovava... si è lamentata pubblicamente perché non trovava quel prompt per salire sul tetto, dicendo: oh no, avete bloccato la progressione del gioco su un comando che nessuno può vedere. Quello che tu hai appena fatto in maniera in maniera che hai fatto completamente triviale, senza alcun problema, ha creato una shitstorm agli inizi di sé. No comment. Oh my god, la gente è stupida.
Ho trovato un coso. What? Sì, la Sabimaru. È un upgrade. È uno dei miei preferiti. Non lo usa nessuno. Il 95% della player base pensa che sia inutile. E è un po' inutile, il punto è che mi piace graficamente com'è. Il lago, ok. Esatto. But first, già che ho ucciso tutti qui. Quasi tutti. Adesso lagga brutalmente se ci ha bloccato. Domande. Non sento niente, lagga fortissimo più di prima. Certo, perché sono zitto. Non volevo fare nulla di tutto questo. Ok, sono scemi. Ah, ti stai muovendo? Interessante. Come, scusa? Ormai eri bloccato fermo davanti a una porta, pensavo stessi cambiando delle robe nelle impostazioni. E invece... Invece sono da un mini boss. Che non è un mini boss. No, sono un pizzo. Ma sono da un falò. Quale falò? Uno mai visto. Guarda, quando poi sei in un momento di pausa, fai un favore allo stream e chiudilo. La scatti già da subito. Ottimo. Il mio internet che ha deciso che abbiamo dato, basta, siamo stati abbastanza. Bastardo. There was a dragon that needed goodbye. There was a dragon rot. If you say so. Facciamo un tentativo di una cosa. Ascolto. Non so per quale diavolo di ragione non si possono fare le chiamate su WhatsApp web, qual è il punto di averlo web, se non migliorare chiamate e videochiamate? Ma vabbè. Vabbè. Tanto è la stessa cosa, quindi. Non so, magari è tipo l'app che è stanca. Probabilmente è semplicemente il mio internet che dopo un X di alto volume taglia, fa lo stronzo, cioè è tranquillamente possibile. Ok, aspetta che devo parlare con Vai, vai. Con lo scultore che sembra star male. You need something? Che no, era una Sabimaru. Prosthetic tool made with the blade Sabimaru. RT, 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 6 volte. Sì, ha un'intera combo. Però credo che ogni volta usi uno Spirit Emblem. O qualcosa del genere, Per quindi. ogni RT, adesso tanto lo provo. Credo di sì, o ogni due tipo. È parecchio costosa da usare la Savimaru. E contro un sacco di gente è debole e inutile. Però a me piace un sacco e la uso un sacco perché sono stupido. Tanto ora so contro chi usarla.
Wow, c'è il mercante. Aspettavo che te ne accorgessi. Stavo per ucciderlo. Bene. Istinto. Mi sa che lui è uno dei pochi che puoi colpire con la spada, per di più, perché è in un'area non protetta. Quindi... Ok, sì, tipo spreca i primi due, poi uno no, l'altro sì, uno no, l'altro sì. Quindi tipo 4 in totale, 4-5 su 6. Quanti ne usa? Allora, sono a 10. 1, 2. Non mi trovare tutta la combo. 1, 2. Forse 3. Ah, ok, forse tipo è appunto 3 su 6. 1 ogni 2. Esatto, 3 su 6. Face me again. No. Cosa? Cioè, no, lo dicevo. Amico Fritz qua. È saltato l'audio di nuovo tipo 6 volte. Non è importante. Bene. You have techniques to try out. I'm at your disposal. Parliamo col mercante. Hey, it's you. Thanks again for bailing me out back at Ashina Castle. I'm gonna be hanging around here for a while. I need time to sort through all the info I've got. Speaking of which, I'm happy to do business with you anytime. Interested? No. Vendiamo un sacco di roba. Sì, di qui, se non ricordo male, nulla è utile. Però è un sacco. Una guard seed. Subito. Cosa? C'è una guard seed. Ok, allora qualcosa è importante. Poi due dragon... Questa le prendo. Ah, le dragon blood droplet, come diavolo si chiamano. Esatto. Tutte le pellet. È vero che tu usi i pellet. Unica persona del mondo. Ho sprecato 1000 monete. Ma mi sta anche chiamando mia mamma. Cioè, ci mancava solo questo. Arrivo. Vai, vai. Hey there, friend. Still have some business with me? Oh, so you're looking for goods instead of info, huh? I've always had sticky fingers, I guess. I end up collecting lots without really noticing. I got fed up with all the offerings and memorials, so I left the mob. But when I see a dead body, can't leave it unpilfered. Besides, property can belong to anyone, right? Hey, friend, they've got all kinds of strange ones in there now, and lots of them at that. I know the interior ministers are afraid of Ishinashina, but it looks like they've found their nerve. Tide might be turning for Ashina. Hey, friend, if you're going to Ashina Castle, they've got all kinds of strange... I know the interior ministers are afraid of Ishinashina, but it looks like they've found their tide. Until next time, friend. I'm glad you've come. Goodbye. Lo sapevo. C'era per forza qualcosa che mi stavo perdendo. Ok.
Dai. No, no. Ovviamente. Ci sta in touch. Ok, 3, 2, 1, via. Non ci credo. Ok. Per qualche motivo sono riuscito a uccidere. Quello che aveva più vita. Ok. Non ho capito però perché dovrei uccidere quelle signorine. Queste nonnette. Molto strano. Ok. Lo sapevo. Ok, adesso ci torno, però prima. Perché quel fallo è così? Mi sa tanto di boss fight. Lady Emma, tell me, what has caused the state of this man? The rejuvenating waters, that is what it is called. Are you telling me that this is Ashina's secret weapon? I am. Those who drink it cannot fully die. No. They become unable to die. The rejuvenating water is also... It springs from the dragon's blood, does it not? Yes. Lady Emma, I do not believe the dragon's blood is sacred. Not at all. Interessante. Finalmente parlano un po' di questo potere. Allora, io non so se andare da questo palese boss... Aspetta, io posso fare così ma senza fare resto, vero? Perché l'altro era una cosa segreta. E che non voglio riuccidere tutti questi, capite? Non voglio proprio farlo. Vai, Erante. Curati. Vai, manca.
Ok. Ok, ottimo. Quanta roba c'è qua? Ok, calmi. Allora, sono proprio curioso di vedere cosa ci sia qua dietro. Piano. Una lettera lasciata da Ishin. Il guardiano, diciamo. Perhaps Emma knows his current whereabouts. Dear Emma, the ash in a castle gate has grown loud with the sound of scurrying. The Tengu will see the rest, worry not. Do dalla Emma. Ok, da qui è palese che si va davanti. Quindi torniamo giù dal boss. Ok. Oh boy. Magari non è un boss. È un mini boss. Ok. Giustamente. Siete pronti? Ma che cavolo? Ok, vediamo se ha funzionato. Niente Dragon Rot, niente Dragon Rot. Ottimo. Ora cerchiamo di capire come funziona sto tizio. Se fuggissi su... Non si può! Ah, ok. Ovviamente para tutto. Dio mio però. Madre santa. Ok, 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 ok. Stiamo cominciando a vedere il pattern. What? Ok. Easiest mini boss ever. Cioè, questo mini boss fa davvero schifo. Ah, una sola mossa? Che ti one shot? Allo?
Non lo sapevo, mia mamma mi ha inchiodato al telefono per 16 ere, quindi non sapevo se fossi ancora vivo. Sì, sì, ho sconfitto un miniboss. Oh my god! Che miniboss? E quello vestito di blu con la spada sul tetto. Cioè sul tetto, sulla soffitta. Fa schifo. No, aspetta, quello vestito di blu con la spada... Non so che dire, che quel, boss quel... con la spada. Esatto, non, quello che fa il double, cioè sì, fa, ha la spada sempre nel fodero, sì, e spamma quella mossa lì. Sì. Sì, fa schifo. Fa schifo. Cioè è un deflect test che però ti one shot se sbagli. Sì, ma fa solo, cioè adesso, forse sono io, però cioè, mi è capitato. No, fa solo quello, è super facile. Cioè ovviamente cioè, l'ho ucciso perché non potevo immaginare perché all'inizio. Perché fa dei danni pazzeschi, ovviamente. E però, cioè niente, cioè fai doppio attack, un passetto in avanti, lui ti fa l'attacco spam, come si dice, lo swipe attack. Sì. Stomp e fine. Sì, sì, è uno di quelli che blocchi in un ciclo in 0 secondi, nel senso che lui funziona a ciclo da sé, senza bisogno che tu lo uccisi in nessun modo. In realtà, cioè, è piuttosto semplice. La cosa è che anche lì la community l'aveva determinato come oh mio Dio, difficilissimo, perché ti bisciotta, o ti sciotta. Cioè, non è che ti bisciotta, ti sciotta con la combo. Però sì, no, è uno dei più semplici di tutti. Sì, sì, cioè che non mi piace neanche proprio in termini di design. Cioè... No, è un deflect test. Esatto. È solo un test che per vedere se sei capace di deflettere quel genere di attacchi in questo momento del gioco, perché ti servirà nell'immediato. Non nel senso che c'è qualcuno che spamma quella mossa come fa lui, però vogliono assicurarsi che tu abbia un certo grado di deflect almeno. Certo. Adesso però aspetta che... No, dimmi. No, dimmi. Ma che mi diceva... Ah, intanto volevo dirti un'altra cosa. Quando sono salito sul tetto prima, per poi scendere giù, sì, nella mini arena... Sì. C'è uno spazietto nel quale... il tuo pavimento, che in realtà è il tetto, non, sì, ha, cioè ha delle travi dove tu puoi vedere sotto, ed è la saletta, sì, con la prayer beads, quindi ok. Ah, sì, sì, perché, e quindi non ti hanno dato un'indicazione fuori perché se lo sono dimenticati, però comunque tu avevi modo, di vedere la saletta. Esatto. È strano però, perché anche From, cioè mi ricordo esplicitamente che c'era un tweet di uno dei designer di From che dice sì, quella è impossibile da trovare perché non abbiamo messo le indicazioni. Evidentemente le hanno messe, però non le hanno tipo... Anche perché la gente si... Sai perché credo? Perché magari qualcuno, quando hanno fatto il design, ha messo delle indicazioni, nel senso, come dici tu, si vede. Però nella strategy guide ufficiale... Mm-hmm. Credo non ci sia niente se non l'indicazione di è lì. E non ci sia un tipo, puoi vedere che è lì da questo angolo, così. Quindi probabilmente per quello, fra virgolette, si sono scusati, perché nella strategy guide non hanno indicato... Cioè nella strategy guide hanno semplicemente dato la posizione senza far capire che ci fosse un modo o qualcosa del genere. Sì. Comunque sono salito di livello. Oh, what? Sono commosso. E sono... Mi manca solo il boss finale per finire la storia, però, quindi livello 74 non succederà mai. Vabbè. Però almeno. Allora. Ghosts once lurked the lands of Ashina. No, è ghost, no, eh. The ghost's lightning. Ma dove sei? Nella stanza del mini boss c'è sta pergamena. Ah, giusto, il Lightning Reversal. Fountainhead Co... Ma Fountainhead Palace dovresti conoscerlo ormai, l'hai già letto in 62 descrizioni. Come? Le acque del Fountainhead Palace sono quelle della Gord.
se rileggi le descrizioni della Gord così, ti dicono questi Gord sì, vengono dalla Fountainhead's Falas e usano le loro acque magiche che si rigenerano da sole. E quindi tutto quello che ti hanno detto intorno alla Gord è legato a Fountainhead, ad esempio. Ok. Unstoppable by normal means, avoid grand reverse the lightning. Lightning reversal. Lightning reversal, oh god. Ecco, te l'ho detto! Ma non pensavo, io non avevo mica capito che stavano parlando di una meccanica. Oh yes, lightning reversal. If one is standing on the ground, lightning surges through them, making movement impossible. But if one is struck while in the air, the lightning can be dispelled from the body and send at the enemy instead. LB, when hit by lightning in air, charge RB before landing. Sorry, aspetta, aspetta. Tu mi stai dicendo che... La cosa più complessa di sempre. Tu mi stai dicendo che devo... Che dovrò parare dei fulmini in aria? No, cosa dici? Sì. È esattamente quello che ti sto dicendo. Tipo fra due secondi, perché... No, no, te lo dici adesso così per sport. Chi è che sta fischiando? No, io devo andare dal lago. Ah, sono dal lago. Ok. Però aspetta, perché c'era... Perché avevo trovato la saletta segreta con i tre tizi prima? Li ho sconfitti, ho preso i cosi, gli items. E non ti sei accorto che ci sono delle scale di qua? Sì, no, mi sono accorto, però poi ho detto... da quella porta c'è il boss di sicuro, vado lì. Vabbè, sto sbagliando i tasti. Ho bevuto un Estus a full vita. I tasti di cosa? Del gioco. Ho bevuto un Estus a full vita. Ottimo. Te lo fa fare? Sì. Of course, segno. Certo che te lo fa fare. Però ecco, io non voglio scendere giù, quindi io voglio capire se, visto che prima avevo visto un panorama simile, se ritrovo la stessa uscita, così almeno sono tranquillo. You absolute fucking bitch. Oh my god, I hate you. Sto combattendo il boss pre-boss finale. Boss finale a due fasi. Così ti faccio compagnia in Sekiro, come in Sekiro, che i boss hanno più fasi. Ok, l'ho ucciso. Good. Ora, perché questo non si può uccisare, il boss finale sì. Oddio. Quindi... Cosa è successo? C'è Kenichiro, mi sa. Yes. C'è una cutscene. It's a wonder he is still with us. A miracle. A miracle. Is that so? Ma quella è... Emma. È la parola che ci... Cosa ci fa qui? Vattene. Ti tradisce. No, no, no. Accept me into your... It's not true. Sta, cosa? Sta porgendo uno spadino. I cannot do that. La cura. Your victory that day means nothing. He will risk his life to take me home. Il ragazzo mi conosce. Is my shinobi. Sono già morto. Sì, no, perché mi ha fatto l'hero landing? Lord, no. I've come for you. Volevo fargli lo stealth attack. No, in realtà no, però volevo decidere io quando fare hello there. Déjà vu. Oh no. I see. For as long as you are alive.
Ma non c'ho le cure, no? Oh no, è la bacchetta di Sambuco. What? Finché non sarò morto, lui non potrà... spara con l'arco! Finché non sarò morto io, il drago, il potere del drago non può andare da lui. Ah, sì. È come il volere della bacchetta di Sambuco. Sì, sai com'è? Era difficile riconoscere le Harry Potter reference in Sekiro, scusami. Poi io che faccio Harry Potter reference? Vabbè, ma questa battaglia l'hai già fatta, devi farla in First Strike. No! Questo usa l'arco, non è vero. È la stessa che all'inizio, anche all'inizio usa l'arco, semplicemente non l'hai mai visto. Che ha un altro moveset, è inutile che mi prendi in giro. Credo sia lo stesso. No, no. Me lo ricordo bene quello. È tutt'altro. Ah no, 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 hai ragione, non è lo stesso. Ha alcune mosse che sono uguali, ma esatto. Buona parte non lo sono. Ecco, questa è uguale, ovviamente è la più scomoda. La raffica di colpi. Il Goomba Stomp è uguale. È una presa questa, non era uno swipe. Ha una presa. Sì. Rinfrescamela com'è. Mi prende con la mano. Ah, e poi cosa ti ha fatto? Tipo ribaltato per terra? Ma nulla di troppo spettacolare. Ma no. Ok, salto attacco più cosco. Salto attacco più. Ho sbagliato tasto. Vai! Avevo predetto ma ho sbagliato tasto. Tutto normale, insomma. Dai, dai, questo posto è easy. Ultime parole famose. Specialmente adesso, visto che ha deciso di saltare con l'arco. Ah, quella è una mossa trademark di questa versione. Ah, immagina. Però quelle frecce lì si possono ferriare. Vabbè, come tutte le frecce, quindi. Ok, una vita andata. Stato che io ho soltanto una cura. Quel rappresenta il mio stato d'animo al momento. Sto cisando il... Finora ha fatto... No, no, non mi ha ucciso. Però finora ha sempre fatto il Mikirini. Faccio provare. Ok. No! Ok. E vieni qua, ragazzone. What? Non solo First Try, ma First Try senza neanche mai usare il mio potere del... minchione. Certo che è impressive, Shinobi of the Divine Hair. Sono proprio io. Ah, l'hai battuto? Certo! Yeah, voi? E senza mai morire, proprio. Ah, senza neanche... rialzarti in piedi. Prima volta che mi capita con un boss. È la cosa onorevole da fare. Aspetta che si sta svestendo per fare la terza fase. Cosa dici? Non c'è una terza fase. I will see se mi mette.
Ah, i fulmini, ok. Ho visto una scintilla. Behold the lightning of Tomoe. The lightning of Tomoe. Non stai neanche vedendo. Stavo contando i secondi, lo sapevo esattamente quando lo dice. Reversal sto pesce, giusto? Ho fatto... Cosa ho fatto? Mi hai fatto un lightning no. Reversal o...? Ok. Cioè, Dio santo. Questa me la ricordo. No! No! Ho perso la mia chance. Non ci credo. Non così. Non è così che muore Batman. Come sta Batman? Aspetta, aspetta. Yeah boy. Sono morto e rinato ma l'ho ucciso. Ah sì? Grande. Sì. In realtà la fase Lightning of Tomoe non è forte. Però è una sorpresa perché non c'è scritta nelle barre. Sì, esatto. Cima. Quello che non sopporto è che avrei potuto ucciderlo senza morire. Perché ha fatto lo swipe attack che sapevo perfettamente. Ho saltato. L'ho mancato. Ma sei atterrato davanti allo swipe. E allora proprio l'ho mancato e poi dopo mi ha colpito col fulmine con la telecamera rotta e quindi mi ha ucciso. Maledizione, volevo farcela senza. Vabbè. Memoria di Kenichiro. The battle memory of an extraordinary foe lingering in the mind of the wolf. Commune with the sculptor's idol and confront memories of battle to Seoso. Non sai già come funziona quella meccanica. Acquire skills. Però non ho mai fatto la roba del fulmine. Non so come funziona. Sai che in quella battaglia non ci riesco quasi mai neanch'io. Perché mi diceva che dovevo saltare, no? Per fare... Sì, devi, quando sei in aria col fulmine, sostanzialmente devi saltare e schiacciare deflection, appunto. LB. E poi vedi che la tua spada si carica di fulmine. Ok, allora avevo capito bene. Il punto è che lui mi rimbalza. E schiacci RB... E schiacci RB e fai un attacco di fulmine, quindi tu prendi pochissimo danno e non vieni stannato, e il nemico prende un sacco di danno e viene stannato, quindi in realtà è molto utile. Il punto è che in quella battaglia lì io non ci sono, credo di esserci riuscito una volta a fare un lightning reversal. È perché lui mira in basso, quindi perché dovrei saltare? Sì, è strano, sì, davvero strano. Comunque, ninjutsu technique that turns the spraying blood of a victim to smoke. Ah, è vero che si sblocca il ninjutsu adesso, non mi ricordavo. Non serve a niente. L'intero ninjutsu schifo. Mi sembrava, infatti, cioè parla di fumo, non capisco. Sì, puoi fare un po'... tipo se attacchi dopo l'attacco stealth. Stai attento a non spammare troppo attacco quando fai un attacco stealth, perché sennò rischi di attivare il ninjutsu che utilizza Spirit Emblem e non sarai contento. In realtà è un malus. ti costringe a essere più attento. Esatto. Ok, ora un'altra cazzina. Sì, ce ne sono 12 adesso. You were victorious, I see. Lady Emma, devi dirmi cose. Anche perché ho una lettera da darti. Che cazzo ci facevi? No harm. Io ti avevo portato una lettera... di amore e tu mi tradisci così? Aspetta, aspetta. Ok, che... Slam is everything to me. La quarta fase. For her sake. Oh my god.
Perché for... Ma Kuro è uomo o donna? Kuro è donna. Kuro è uomo. Ok. Perché ha detto for her sake. Quindi si riferisce a Emma o a qualcuno che non conosco? No, her sake, Ashina. Ah, che scemo. Ok. Del land of Ashina è femminile perché è una terra. Sì, 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 sì. Pensavo ci fosse il mistero di qualcosa di più che non sapevo. Invece... No, 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 non ha un'amante segreta nascosta, è the land of Ashina. Ok, poi se n'è andato. Kenichiro è andato e non ritorna più. Sì, mia nonna non ritorna più, l'hai visto che se n'è andato. Intendo almeno adesso. Quando mai qualcuno se ne va in un Souls game e poi non torna? Sai quando torna? Torna quando torna il serpente. Lo trovo a cavallo del serpente. Di sicuro. Avevano entrambi l'occhio rosso. Ok, Emma. Se muoio in questo momento in questa maniera stupida mi sentirai urlare. Allora, basta, fermi. Cosa succede? Io ve l'ho detto. Adesso basta. Siete curiosi? Avete visto fino a questo punto del gioco quanta roba è successa? Quanta roba deve ancora succedere? Non voglio dire che abbiamo appena visto la punta di questo iceberg, ma se c'è qualcuno in sala che sta pensando vabbè, ma saremo a metà gioco, no, colpifero, siamo tutt'altro che a metà gioco, ce n'è ancora un bel po'. E infatti è proprio per questo che dico, con questo cliffhanger praticamente vi saluto, perché questa è la vostra ultima occasione per comprare il gioco. Un conto è vederlo, un altro è giocarlo. Il mio consiglio è sempre di andare a comprarlo. Manco mi paga la From Software, come giusto che sia, però il concetto è, gente, ma di che stiamo a parlare? Intanto ho fatto First Drive, amazing, il Minion Becero mi asfalta, sto qui First Drive, ma dai, magari era anche divertente da rigiocare questa battaglia. Comunque, per tutti quelli che si fermeranno qui e compreranno il gioco, bravi, godetevelo e poi magari beccatevi alcune delle mie reaction su certe cose molto interessanti che andrete a combattere anche voi. Per tutti coloro che invece dicono no, vabbè, adesso non mi pare il caso di comprarlo, troppo difficile per me, anche dirlo dopo che ho fatto un boss first try, scherzi a parte, c'è anche sempre una questione prezzo, ovviamente, che magari non ci volete spendere chissà cosa per questo gioco che magari non vi attira così tanto, ma il succo della questione è, per chi se ne va via dalla serie perché vuole giocarlo, beh, vi faccio un bel saluto che non si sa mai, magari tornate più avanti. Per chi ha voglia di continuare, altro che se ne avrete delle belle. E proprio per questo vi auguro, non io non vi auguro niente in realtà, ma il signorino qui, verso l'infinito e oltre. Lo prendo per un... Sei morto in questo momento in una maniera stupida.